Bene, un saluto a tutti gli amici di Generico. Oggi una recensione di un prodotto che può cambiarvi la vita. Sì, ve la può cambiare letteralmente, perché con questo lavoro, con questo prodotto potete o diventare ricchi o... Vabbè, ve lo spiegherò più avanti nel video. Comunque c'è crisi, bisogna inventarsi sempre nuovi lavori, bisogna sempre cercare qualche alternativa, qualcosa da fare. Allora, ho guardato un po' le offerte di Amazon, non di lavoro, le offerte di prodotti, e ho trovato un prodotto carino che mi piaceva, che mi aveva incuriosito. Allora l'ho ordinato, mi è arrivato a casa e l'ho provato un attimo, ho fatto un po' di pratica. Di cosa stiamo parlando? Prima cosa, metto un asterisco, questo video non è che favorisce un tipo di lavoro a un altro, non è che vi sto dicendo andate a rubare, va bene? Allora ve lo dico subito, andremo a recensire il lock picking set. Che cos'è, che cosa non è? Praticamente 17 pezzi per far pratica ad aprire le serrature e i lucchetti. Ebbene sì, è kit per imparare a fare il ladro, per aprire le serrature di casa. Ma andiamo a vedere appunto cosa c'è all'interno di questa confezione. Allora, innanzitutto abbiamo la busta contenente i cosiddetti ferri del mestiere, per un vero professionista. Un manuale che vi spiega appunto come si apre un lucchetto, eccetera, eccetera, con anche un bellissimo disclaimer all'inizio che vi dice che sono un riferimento per gli appassionati e non è da utilizzare per altri scopi. Quali scopi provate a immaginare? E poi una serratura e un lucchetto. Andiamo subito a vedere cosa c'è dentro nei cosiddetti ferri del mestiere. Diciamo che questa busta pratica e piccola ci sta nelle tasche delle giacche senza problemi, e all'interno abbiamo dei ferri che possono sembrare, non lo so, tipo da dentista. In realtà non sono da dentista, ma vabbè, servono per altri scopi. Poi abbiamo un lucchetto didattico, che è un lucchetto normalissimo, con appunto le chiavi, che è chiuso e si apre con la sua chiave, che però è trasparente. Perché è trasparente? Appunto per farvi capire come funziona, come si apre, come funziona il lock picking, cioè questa le tecniche per aprire le serrature. Poi abbiamo la serratura con la sua chiave, appunto, che si apre come una normalissima serratura, quelle di casa, ovviamente quelle molto basiche, non quelle di alta sicurezza. E basta. E poi abbiamo il manuale dove c'è appunto qualche dritta per imparare ad aprire questo lucchetto. Ma adesso vi faccio vedere come ho imparato in poco tempo ad aprire questo lucchetto. Speriamo di riuscire in fretta. Allora, innanzitutto, questo video non è per favorire di andare a rubare. È così, a scopo didattico. Come è scritto nel manuale, che è molto simpatico come è scritto, questo manuale è solo per il riferimento degli appassionati. Non utilizzarlo per altri scopi. Ok, quindi è così. Inseriamo questo ferretto così per aiutarci con la mano appunto a fare leva per aprire la serratura. Dopodiché inseriamo questo ferretto e vedremo appunto questi puntini, non so come si possono chiamare, insomma, che praticamente sono quei cosi che vanno negli incavi qua, che servono a tenere chiuso il lucchetto e a non farlo aprire con qualsiasi chiave. Quindi hanno appunto dei solchi che bisogna imitare con questo ferretto, e piano piano bisogna appunto infilare questo, poi questo, si riesce ad aprire il lucchetto. Io sono riuscito ad aprirlo in pochissimo tempo, ecco qua che ho aperto il lucchetto in meno di 15 secondi. È molto semplice, perché basta che vedete che sono tutti allineati, sembra un po' un videogioco, quindi è molto divertente. Le potete usare appunto per far pratica. Ci ho messo veramente poco ad aprirlo, voi dite sei bravo. Poi ho provato senza guardare, cioè praticamente tenendolo coperto, a farlo così senza guardare, e non è affatto facile. Quindi infatti ho provato anche a fare la serratura di casa, non sono riuscito, proprio perché se non vedi questi cilindretti che vanno su e giù, fai fatica ad aprirlo. Devi avere proprio una bella manualità. Però con questi ferretti si può fare pratica. Ce ne sono di diverse tipologie, appunto perché ogni serratura ha bisogno quello giusto. Diciamo che per questo lucchetto quello lì era perfetto, ma può andare bene anche qualsiasi, cioè, insomma, sono un po' universali, bisogna adattarli alla serratura che dovete
provare ad aprire. È un'idea regalo molto bella, secondo me, divertente, perché vi mettete lì, non so, con vostro figlio, con chiunque, fate pratica così. È una passione anche quella, riuscire ad aprire le serrature. Poi può tornare utile anche a scopo così, non so, non fatemelo dire. Così, non so, magari, non so, chiudete la vostra moto col lucchetto, perdete la chiave, ho specificato la vostra moto, con questa tecnica, insomma, se vi mettete lì con un po' di pratica, sforzate, forzate, piano piano si aprirà anche il lucchetto senza chiave. Certo, non si riesce a aprire porte blindate, però le porte basiche o questi lucchetti, che sono i più comuni, quelli che trovate dovunque, si aprono veramente con una facilità estrema. Basta proprio avere un attimo, sentire al tatto i cilindretti ed è semplicissimo. Costa, come ho detto, meno di 15 euro, che è pochissimo. I ferretti, appunto, ho letto un attimo le recensioni, anche confrontandole con altri, sono ottimi perché sono di buona fattura, sono molto duri. Perché il problema di questi ferretti è appunto che magari sono di un ferro di scarsa qualità, appena fate un po' di sforzo si rompono. Questi, devo dire che ho aperto il lucchetto decine di volte, non si sono mai rotti e funzionano molto bene. Quindi, per comprarli vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale con i tastini che compaiono qua di fianco. E non andate a fare i ladri, che sennò vi mettono in galera e non è una bella cosa.